Buongiorno alla diretta di Sussurla, la vostra giornalista Valentina Lipuma oggi ha organizzato una diretta speciale, soprattutto e non esclusivamente sul DDL Zan. Qui con noi c'è il senatore Sergio Romagnoli del Movimento 5 Stelle, c'è la psicologa e psicoterapeuta Tamara Collu e c'è anche il cantante e cantautore David M. Buongiorno a tutti, grazie di essere qua. Buongiorno. Buongiorno. Vi anticipo la questione di attualità che attualmente il DDL Zan è ancora da approvare a livello di Senato, quindi è ancora un disegno di legge creato con la firma principale di Alessandro Zan, che è appunto un deputato del PD. Vi ricordo che ad oggi le firme principali sono considerate, tra virgolette, del giallo-rosso. Ma la differenza, il lago della bilancia, viene effettuato assolutamente dalla decisione dei senatori di Forza Italia, che attualmente sembra essere discrepante nella decisione finale e quindi effettivamente ha un peso notevole conclusivo. Sottolineo che la DDL Zan riguarda una legge contro l'omotransfobia, la misoginia e l'abilismo, quindi non è da sottovalutare quest'ultimo aspetto, e potrebbe essere a livello istituzionale un problem solving contro, ad esempio, l'omofobia interiorizzata. Quindi, sotto questo profilo, io chiedo per cortesia al senatore di indicarci il peso della scelta individuale, di ciascun senatore. Nello specifico, la mia domanda è questa, cioè esiste un libero arbitrio senatoriale dal voto legiferante, appunto per l'esecutivo, dove si può essere anche scissi da una linea guida di partito? Cioè il voto effettivamente dipende esclusivamente dal pensiero, dal modo di pensare del singolo politico, oppure c'è un dettame maggiore? Ad esempio di elettorato a cui bisogna poi conseguire la scelta. Allora, buongiorno Valentina. È una bella domanda perché si fa un gran parlare di questo argomento, no? Libertà di pensiero o di vincolo di mandato o altro. Allora, io penso che in alcuni argomenti, ve lo dico molto sinceramente, Valentina lo sa, io sono molto diretto, molto libero sotto tanti aspetti, ma su alcuni argomenti non c'è discorso che tenga, nel senso che in questo caso specifico io penso che non ci sia nessuna discussione da fare e penso che sia una cosa più che legittima la legge Zan, come dicevi tu giustamente, la chiamiamo così, ma di fatto è una legge di più persone, no? C'è anche la nostra Maiorino, sono stati dei disegni di legge che sono stati accorpati insieme per evitare di presentare disegni di legge che andavano un po' a destra e a sinistra. E qui non c'è, è come quando parliamo, che ne so, di risistemare il terremoto. Cioè, non c'è un argomento da affrontare perché si parla di equità, di dignità delle persone, di inserire, di modificare una legge in modo opportuno, in modo tale che sia assolutamente adeguata per il tempo e tutto il resto. Ora, che succede? Che al momento in cui andremo a votare, spero presto, questa legge. Nel nostro gruppo specificamente non c'è una legge che dice il gruppo decide questo, quindi si vota così. Quindi ognuno l'avete visto, no? C'è persone che si sono espresse in modo diverso, che ancora si esprimono in modo diverso. Poi nel caso in cui c'è una fiducia in un partito, in un movimento, non può esserci una maggioranza o una minoranza. Quindi sono uscite delle persone perché essendosi espresso contro la fiducia, evidentemente si sono poste in minoranza, in opposizione. Quindi è un discorso diverso, ma in questo caso specifico non c'è stato detto e data nessuna linea, nel senso che è una linea abbastanza logica e razionale. Poi ci troviamo tutti d'accordo sul fatto che è una legge assolutamente non lecita, ma opportuna e anche veloce da realizzare, secondo noi. Quindi, che dire? Sì, secondo me le persone sono libere di pensiero nel modo più assoluto, i gruppi tenderanno a dare una loro linea, l'abbiamo visto diverse volte in Senato e in Parlamento, però poi dopo sta la persona singola a rispondere a quello che sono i cittadini. Ecco, secondo me il collegamento con i cittadini è quello che ultimamente
è mancato un po' troppo, cioè troppo questa distanza tra il rappresentante e il cittadino. Secondo me bisogna accorciarla sempre di più, perché è questo che tiene distante le persone e poi non fa venire fuori effettivamente i lavori che facciamo. Si è assistito ad una rivolta social? Si è assistito ad una rivolta social in cui a rompere il silenzio sono stati moltissimi artisti. I più noti, i più, ed effettivamente anche i più social, sono stati Fedez, Elodie, Michele Bravi, eccetera, che hanno una fetta di pubblico, cioè non esclusiva, ma principalmente comunque sotto gli under 34. Dai 18 ai 34 è la fetta di pubblico che hanno maggiore. Sì. Ha senso orientarsi in base a un bacino di elettorato? Oppure cioè, bisogna seguire il proprio cuore comunque dopo un voto già effettuato? A me? Sì. Assolutamente. Io non penso che bisogna seguire... Allora, scusatemi, importantissime le indicazioni che vengono dai cittadini, quale sia la fascia di età. Arrivano delle indicazioni, non vi dico le mail che mi sono arrivate, perché come a me a tutti quanti, sul Legge Zan... È importantissimo sapere quello che pensa il popolo, assolutamente. Anzi, mi chiedo perché non l'abbiano fatto anche per altre cose. Vedete, io dietro di me ho messo come sfondo il ponte, perché il caos che ho a casa è un disordine incredibile, ma al di là di questo, perché abbiamo bisogno di costruire ponti nella nostra società, abbiamo costruire ponti che vadano incontro alle esigenze delle persone, ritrovare l'empatia, un nuovo senso di società, tutta una serie di cose. Vedete, e questa reazione che c'è stata per la legge Zan, giustissima, ci dovrebbe essere per tante altre cose. Io ho incontrato le famiglie delle vittime del ponte di Genova, mi sono entrate dentro la pelle e non escono più. Di conseguenza la legge Zan chiede una modifica giusta, è giusto sentire quello che sente il popolo, è giusto che i social servano a sensibilizzare certe situazioni, non ad esasperarle. Bisognerebbe utilizzare i metodi in modo adeguato. Però ritengo che sia molto opportuno l'intervento delle persone, dei cittadini e di Fedez, come tutti gli altri, ma come David e tutto il resto, le persone che attingono a una serie di cittadini, di fasce di età particolari, è giusto che si esprimano, perché loro sono portavoce né più né meno di come sono io all'interno del Parlamento. Quindi penso che sia molto opportuno la loro presenza e il loro intervento. Oh, l'affermazione che darò ora potrebbe essere vista come provocatoria, ma è semplicemente per comprendere come possa essere preso un taglio di netto effettivamente in questo istante. Io ora riporto un'affermazione e ve la contestualizzo, è un'affermazione che non è tra noi, non è nostra, e dice la legge, questa legge non è una priorità per l'esecutivo di Palazzo Madama. Questa affermazione viene data esattamente da uno dei votanti. Non vogliamo ora influenzare il pubblico troppo, però il mio dubbio è che attraverso la paura del Covid-19, che effettivamente è la pandemia inaspettata, si stiano tentando di dare delle priorità differenti. Cioè attraverso la legge Mancino, che effettivamente esiste del 25 giugno del 1993, che sarebbe la legge 205 per intenderci, e quindi contro i crimini di odio nella questione razziale, nella questione etnica, degli emblemi nazionali e religiosi, al di là dei 18 eventuali iniziali mesi di reclusione solamente per aver incitato all'odio o 6.000 euro di multa, ci sia la questione di capire se e quanto la violenza è già un reato. Ma io ti chiedo, David M., che cosa vuol dire fare la differenza? Beh, decisamente la violenza è già reato, ma esattamente, c'è quel ma. Diciamo che i casi di omo-bilesbo-transfobia, se così possiamo appunto definirli, questa definizione viene data in questo caso, vede un aumento, secondo la fonte di Gay Helpline, di un più 9% quest'anno. E tra le varie cose, Arcigay Nazionale ha censito indicativamente 134 storie di omo-bilesbo-transfobia tramite giornali nazionali e giornali appunto locali. Faccio una postilla, un'attenzione molto ben un punto molto ben preciso vorrei sottolineare. Tramite i giornali,
locali e nazionali. C'è un perché a questa cosa. Proprio perché l'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori, che appunto noi definiamo come OSCAD, censisce i tipi di violenza in Italia tramite appunto le sentenze dei tribunali. In Italia, appunto, non essendoci una legge contro l'omo, bi, lesbo, transfobia in questo momento, i casi che dovrebbero essere catalogati in questa tipologia di reato vengono attualmente catalogati, faccio un esempio, in violenza per futili motivi. E quindi le associazioni LGBTQ+ tendono e sono costrette in qualche maniera a dover censire tramite i giornali o comunque tramite fonti indirette. Faccio presente che queste 134 storie che sono state appunto censite tramite i giornali quest'anno sono suddivise in varie parti d'Italia, non riguarda principalmente una sola zona dell'Italia. E si tratta di numeri molto importanti perché abbiamo 74 casi nel nord Italia, 30 nel sud Italia, 21 al sud, chiedo scusa, 74 al nord, 30 al centro, 21 al sud e 13 nelle isole maggiori. Ovviamente i vari tipologie di atti di omo, bi, lesbo, transfobia si possono catalogare in varie casistiche, che sono casi di aggressioni, adescamenti a scopo di rapina, estorsione, violenze familiari, discriminazioni, insulti in luoghi pubblici, quindi come bar, ristoranti, scritte infamanti su muri, auto, addirittura abitazioni private. E poi c'è quello che viene considerato anche l'hate speech, quindi il discorso di odio, da parte delle istituzioni. Sono stati censiti circa un 25 casi di hate speech, quindi questi discorsi con una base, insomma, di, come traducendo dall'inglese, di odio, insomma. E c'è anche un Arcigay analizza anche che c'è un caso molto particolare, che appunto sono l'adescamento di anziani, in questo caso gay, che vengono adescati da giovani sotto una forma di ricatto di esternare appunto quella che è la loro essere omosessuali o comunque di altra tipologia del mondo arcobaleno, ecco. E quindi questa è una casistica molto particolare, quindi la violenza è già reato, ma in questo caso una legge, un DDL Zan, sta ponendo l'attenzione su una tematica forse ancora molto calda comunque nel nostro paese. Ecco, Valentina, questo è. Il 17 maggio ci sarà la giornata, nella proposta del DDL Zan ci sarebbe la giornata nazionale contro l'omofobia. Io chiedo per cortesia la voce di Tamara Collo in questo istante, sottolineando il significato a livello di DDSM-5 e i vantaggi eventualmente terapeutici o comunque sanitari nel trattamento di clienti che hanno a che fare con l'omofobia non solamente esterna, ma anche con quella interiorizzata. Chiedo per cortesia la consultazione a livello professionale. Grazie. Certo, grazie. Buongiorno a tutti. Allora, sicuramente il tema è molto complesso, no? Potremmo parlarne veramente per tanto tempo e non arrivare sicuramente a una conclusione. Sicuramente sono importanti i dubbi che sono venuti fuori anche, insomma, dalla proposta di questa legge, perché è normale chiedersi poi se attraverso questa legge, piuttosto che con altri interventi, si faccia la cosa più giusta. Questo perché lo dico? Perché alla fine il termine comune di quello che la cultura nostra oggi si trova ad affrontare, io lo accosterei più che altro al termine di violenza. Violenza sotto tutti i fronti, da tutti i punti di vista. Che si tratti di catcalling, che si tratti di body shaming. A me piace molto questo accostamento dal punto di vista psicologico, perché in realtà la base della violenza è identica. Il processo psicologico da cui gli odiatori o comunque le persone che non accettano alcuni tipi di diversità, alcuni tipi di modi di essere, perché pensiamo anche a una ragazza che è leggermente al di fuori del canone culturale a cui noi siamo abituati, che viene presa per esempio in giro perché appunto non assomigliante a una delle tante modelle. Quanti ragazzi, quanti adolescenti ci troviamo dal punto di vista scientifico, professionale, nella vita di ogni giorno, poi li ritroviamo lì che ci dicono: non so più come affrontare questo problema, io non ho più un senso di esistere. E troviamo poi il cosiddetto caro suicidio. Caro perché?
perché anche questo a oggi è diventato la modalità più semplice di affrontare il problema. Poche persone si trovano veramente a denunciare questi fatti, pochissime. È la prevenzione che si sta cercando di fare attraverso i social, soprattutto che a oggi è diventato uno strumento da un punto di vista molto, come dire, molto crudele e molto problematico, dall'altro invece ci aiuta ad arrivare in maniera più veloce dentro le case dei ragazzi, soprattutto degli adolescenti. Arriviamo a trovare il loro luogo sicuro, tant'è che per esempio per quanto mi riguarda spesso e volentieri ricevo anche delle richieste di aiuto tramite Instagram, perché riescono a collegarsi maggiormente piuttosto che cercare magari un professionista all'interno di una società in cui comunque i professionisti dal punto di vista dell'aiuto esistono. Ma il social sta diventando, ecco, importantissimo. L'identità di un individuo ovviamente comprende una serie di elementi psicologici, sociali, culturali che contribuiscono a definire e a caratterizzare le sue specificità e al tempo stesso le sue appartenenze. Questo credo che sia la base. La consapevolezza di queste caratteristiche ovviamente definiscono la propria appartenenza, aiuta a rispondere a quella domanda che poi tutti in realtà ci chiediamo: chi sono veramente? Ce lo siamo chiesti tutti almeno una volta. L'orientamento sessuale, in questo caso, chi mi piace, uomini, donne, entrambi. L'identità di genere, chi mi sento di essere, un uomo o una donna, nell'uno o l'altro. E il ruolo di genere, con cui spesso facciamo difficoltà a separare le definizioni, come mi rappresento e vengo percepito rispetto alle categorie maschile e femminile, e come agiscono e influiscono su di me le aspettative sociali relative a mascolinità e femminilità. Sappiamo benissimo che alla fine è un fatto culturale, no? Ed è bene iniziare forse a chiarire queste definizioni psicologiche, tematiche legate all'orientamento sessuale, proprio perché spesso si fa confusione. Sono cose invece molto distinte. L'orientamento sessuale dall'identità di genere sono cose completamente diverse, che sono collegate ovviamente psicologicamente parlando e anche personalmente parlando, ma in realtà si fa spesso, ecco, confusione. Il senso soggettivo di appartenenza alle categorie femminile e maschile è denominato dall'identità di genere, e anche qui io mi ritrovo a collegarmi al nostro fatto culturale. Pensiamo tranquillamente da piccolini, quando a livello familiare iniziamo a come dire, a prendere delle strade che spesso ci vengono fornite pronte sul femminile o sul maschile. Io per esempio personalmente da piccolina giocavo molto con i maschietti, perché ho avuto cugini maschi, e quindi ho fatto sempre quei tipici giochi da maschio. Questo non mi è mai stato impedito, così come i miei cugini non avevano problemi a giocare con le bambole che io avevo in casa, anzi qualcuno se le faceva anche regalare perché gli piacevano, erano gelosi, e quindi la famiglia cuore, diciamo, è entrata nelle case dei miei cuginetti. Questo perché lo dico? Perché è importante agire, secondo me, a livello culturale, all'interno delle famiglie stesse. Quindi trovo assolutamente importante che ci sia una ristrutturazione culturale e sociale, ma che si riprenda un attimino il senso di famiglia, anche perché la famiglia oggi, sappiamo benissimo, credo di non dire nessuna, come dire, nessuna novità, nessuna verità, le famiglie oggi sono completamente cambiate, le famiglie per lo più sono allargate, modificate, ci sono genitori separati, fratelli provenienti da padri, madri differenti, le famiglie sono in piena evoluzione e continueranno a essere in piena evoluzione. Quello che deve rimanere è il senso di famiglia, cioè luogo di appartenenza come radice culturale, di origine, di personalità, perché ovviamente noi andiamo poi a
come dire, a ricevere anche un'identità da quelle che sono le origini nostre familiari. Ma questo è sempre in evoluzione. A oggi ci troviamo ad affrontare un senso di famiglia completamente diverso, ma che deve essere importante. Ed è da lì che deve partire poi il cambiamento, l'educazione al rispetto, perché è dal rispetto che noi andiamo veramente a modificare quello che a oggi è l'odio, ma l'odio generale, che poi va ovviamente, come stiamo verificando, stiamo vedendo ogni giorno sempre di più, ad attaccare le fasce più deboli. Quali sono le fasce più deboli? Il problema principale ora che si sta evidenziando, secondo la mia prospettiva, è che credo che esista, e qui però ovviamente me la metto in dialogo, non è un'affermazione conclusiva. Io credo che ci sia stato una falla a livello istituzionale fino ad ora, perché se è vero che a parole viene detto che a livello scolastico è importante introdurre l'educazione alla sessuo-affettività, ed è vero che abbiamo raggiunto grazie alle istituzioni dei grandissimi traguardi, come prima è stato citato il fatto del diritto familiare alla separazione, al divorzio, all'IVG, quindi all'interruzione volontaria di gravidanza, è un esempio, al ruolo coniugale, al ruolo genitoriale, comunque che sono due ruoli scissi e che comunque sono anche compenetrati, e alla parità dei sessi a livello sociale, che non è ancora riscontrata a livello economico nel salario, per intenderci, al di là della questione dei liberi professionisti, che quelli hanno delle croci a parte, diciamolo chiaramente, credo che al di là delle parole servano ora i fatti. Perché se è vero che la famiglia ha un ruolo fondamentale nel determinare l'uomo e il cittadino che ci sarà, è necessario che ci sia un'istruzione data a livello statale formalizzata, cioè che le informazioni corrette nei manuali diagnostici, non che siano verità assoluta, perché sappiamo benissimo che c'è l'edizione 1, 2, 3, 4, 5, però per questa crescita che sia in parallelo, non ci sia uno stato di conoscenza urbanizzata, nel senso di civilizzata alle attuali constatazioni di evidenza scientifica, lasciando dietro invece qualcuno nella periferia di disinformazione. Credo che quindi questo sia un elemento da non dimenticare, forse a livello anche ministeriale, con l'istruzione. Questo è... Dici bene, Valentina, la cosa su cui dovremmo sicuramente concentrarci però è anche il soggetto che darà l'informazione, perché così come magari ce lo siamo immaginati, cioè un insegnante che prova a fare anche per esempio educazione sessuale a scuola, sappiamo benissimo che andremo incontro comunque non a un'informazione oggettiva, ma soprattutto soggettiva, per cui dovremmo avere delle persone specializzate nel fare questo, e io più che parlare di sessualità nello specifico, soprattutto alle elementari, io invece partirei proprio dall'identità di genere, perché attenzione, l'identità di genere che poi porta all'identità sessuale, non dimentichiamoci questo, psicologicamente parlando, è importante, non si può prescindere dall'uno e dall'altro, dobbiamo arrivarci, quindi il percorso deve essere secondo me proprio evolutivo rispetto al bambino, quindi non la maestra che alle scuole elementari in maniera così soggettiva, perché poi purtroppo quello su cui ci scontriamo, cioè l'ideale di quello che vorremmo è una cosa, ma un po' ci troviamo con la concretezza. A oggi gli insegnanti dovrebbero fare anche degli aggiornamenti già per come si devono, come dire, comportare, relazionare con i bambini di oggi, perché già il mondo della scuola è cambiato, e già questa è una falla nel sistema scolastico importantissimo, che sta portando anche i bambini, i ragazzi, a lasciare, abbandonare la scuola, e quindi questo è già un argomento a parte, ma che è strettamente collegato a quello che vorremmo poi raggiungere anche con l'inserimento magari di una nuova legge per quanto riguarda magari l'insegnamento di un'identità sessuale o identità di genere.
va veramente, ci dobbiamo pensare moltissimo a questo, cioè non va buttata secondo me una legge così e lasciato tutto al caso senza poi pensare ai soggetti dell'informazione, all'insegnante, perché si apre veramente un capitolo molto più ampio. Qui gli insegnanti, per esempio, per quanto mi riguarda, non sono all'altezza di fare questo tipo di informazione, di fare questo tipo di educazione. Sarete d'accordo con me, ma per ovvie ragioni, perché comunque ognuno il suo, diciamocela, no? E la psicologia non può essere insegnata dal punto di vista soggettivo. L'identità di genere, l'identità sessuale è una cosa talmente delicata, talmente a filo, che non può essere discussa in classe. Passatemi la modalità, sì, ma vuoi essere maschio o femmina, come potrebbe fare un chiunque professore o insegnante, no? È una cosa molto più delicata, è un'evoluzione, uno sviluppo a cui il bambino, il ragazzo deve arrivare, ma non, passatemi il termine, mettendogli in bocca il risultato. Cioè ognuno di noi deve capire chi vuole essere, chi vuole diventare, ma senza che nessuno ci dica chi siamo e chi vogliamo essere. Esattamente secondo uno sviluppo psicologico, evolutivo, esperienziale. Allora, il glossario, quindi le parole specifiche, sono essenziali. Basta saperne uno l'esistenza e poi intuirne, immaginare il significato, anche immedesimandosi sulle emozioni e le sensibilità. Certamente tra le tante modalità e metodologie, al di là dei ruoli, cioè dell'essere istituzione, come per ora per noi il rappresentante è Sergio, il senatore Sergio Romagnoli, o a livello formale in questo istante come ruolo da terapeuta, da psicoterapeuta, ma non solo, perché in realtà sei stata chiamata in causa, scusami per il tu, ma come responsabile del Dipartimento delle Pari Opportunità e Disabilità di Forza Italia per la regione Sardegna, per un'intera regione, alla Camera dei Deputati. Quindi sicuramente vuol dire che c'è una responsabilità maggiore al di là di un bacino d'utenza territoriale proprio, notevole, di grande peso. Però al contempo ho pensato anche di visualizzare un livello micro che possa portare un grande megafono nell'identità della presenza di David M, che ha una modalità di canale, diciamo, uditivo, cioè non solo visivo, non solo cinesetico, per conoscersi anche attraverso le parole del contemporaneo, essendo un artista di soli 28 anni e quindi di qualche generazione, lo ammettiamo, più giovane di noi. Quindi io ti chiedo per cortesia, David M, di portarci la tua testimonianza a livello professionale con molta sintesi, però. Certo, assolutamente. Innanzitutto volevo dare un buongiorno a tutte e a tutti e ovviamente un buongiorno alla dottoressa Tamara Collu e all'onorevole senatore Sergio Romagnoli, che ringrazio di essere qui con noi anche oggi, insomma, in questa intervista molto particolare. Sono David M, appunto, sono un cantautore pop e sono un artista. Come definisce il vocabolario Treccani, essere artisti oggi cosa vuol dire? Artista è chi esercita una delle belle professioni, delle belle arti, quindi arti figurative, musicali, di poesia, e nel mio caso ovviamente la musica e le arti figurative fanno parte di questo mondo, della mia professione col quale io lavoro tutti i giorni. Essere artista ovviamente non significa soltanto mettere in scena una performance scenica e, scusate un attimo, c'è stato un messaggio. Ok, vai avanti. Essere quindi artista non significa soltanto esporre una propria creazione ad un pubblico piccolo, vasto che sia, ma a volte artista vuol dire anche diventare un simbolo. Come diceva anche il senatore, essere un portavoce, un esternatore di molte più voci uniti da un bisogno o una necessità comune, un bisogno di nuovi diritti civili, che è un po' anche il titolo di questa nostra intervista, appunto, i nuovi diritti civili. E ci sono stati già esempi nel passato di persone, di artisti che si sono fatti carico o comunque sono diventati un simbolo. Basta citare John Lennon, Bob Marley, la stessa cantante israeliana Noah. Sono esempi molto ben chiari di quello che appunto voglia significare, voglia vuol dire essere portatore vivente di un simbolo, di un valore comune.
E io questa cosa l'ho capita molto bene, appunto, come dice Valentina, io ho solo 28 anni, sono molto giovane, e la mia carriera è iniziata nel 2018 e l'ho capito molto bene questo significato e valore di essere un simbolo, soprattutto nella una canzone del mio primo album che si chiama Shalom, che è una canzone ovviamente di pace e tolleranza, dove appunto citando una parte di questo brano, in un pazzo mondo dove non c'è amore abbiamo bisogno di uno Shalom. E quindi e comunque una parte del mio lavoro professionale artistico, già l'ho dedicato in passato e tuttora lo dedico a quella che è comunque la tematica dell'antisemitismo. Oltre a questo aspetto. C'è Benigni, Roberto Benigni, che cita in una sua canzone: in amor le parole non contano, conta la musica di un probabilmente. Oltre a questo aspetto ovviamente dell'antisemitismo, a giugno 2020 ho scritto, prodotto e lanciato insieme ai miei due produttori, Raf Briganti e Mike Beat, un singolo che si chiama Mantra, e è una canzone che pone l'attenzione sui bisogni della comunità LGBTQ+. E ovviamente questa comunità che appunto richiede maggiori tutele e c'è una richiesta di un riconoscimento di questo nuovo diritto civile, che attualmente trova risposta momentanea attualmente in questa legge, appunto del disegno di legge, chiedo scusa, appunto chiamato del DDL Zan, che vuole appunto arginare queste azioni discriminatorie col nome appunto definito di omo, bilesbo, transfobia. Ovviamente io, essendo un artista, non ho né l'autorità politica per poter rappresentativa, in questo caso non ho ricevuto un voto da nessuno e non ho negli strumenti adeguati per poter esporre il DDL. Lascio al professionista del settore fare questo lavoro. E, appunto, essendoci un Parlamento eletto dai cittadini, io come artista e come cittadino italiano mi catalogo, mi metto in quello che è fondamentalmente il pubblico che assiste a quello che è appunto gli sviluppi, il dibattito parlamentare, e siamo qui insomma in attesa di una decisione finale in merito. E a proposito proprio dei diritti civili, quello che sono i nuovi diritti civili, il vocabolario Treccani lo definisce come diritti civili, diritti di cui godono tutti i cittadini di uno Stato in quanto tali, diritti riconosciuti sull'ordinamento giuridico come fondamentali, inviolabili e irrinunciabili, i quali assicurano all'individuo la possibilità di realizzare pienamente se stesso. E qua c'è comunque un ritorno anche al ragionamento che ha fatto la dottoressa Collu in merito all'identità di genere e via dicendo. Tra i diritti civili si collocano la libertà di pensiero, ovviamente, di parola, di espressione, stampa, associazione, oltre che i diritti ovviamente propriamente politici e di voto, che siano sia di elettorato attivo che passivo. Ovviamente faccio un esempio. Oggi pensare che in Italia le donne possano votare è ormai un dato di fatto, ok? È un pensiero comune. Tutti quanti lo accettiamo, è percepito a livello sociale come un diritto. Ma se basta pensare che dal 1° febbraio del 1945 questo diritto è entrato a far parte dei diritti civili, ma fino ad allora non era percepito a livello sociale, questo vuol dire che c'è da porre un'attenzione molto importante, perché appunto il suffragio universale, soprattutto il diritto alle donne, fino al 45 non veniva visto come tale. Quindi io da artista portatore, tra virgolette, di un bisogno, di una necessità comune del mondo LGBTQ+, vorrei porre una semplice e neutrale domanda. Se il diritto di essere è di essere e di amare chi si vuole, e il diritto alla tutela da possibili atti discriminatori di omo, bilesbo, transfobia, può essere considerato un nuovo diritto civile o meno? Si può inserire o meno all'interno dei diritti civili della nostra nazione chiamata Italia? Cioè, come il suffragio universale, il diritto del voto alle donne nel 1945, fino ad allora non veniva visto come tale, può il diritto alla tutela dall'omo, bilesbo, transfobia essere considerato un nuovo diritto civile oppure no? Questa è la mia domanda. Ovviamente ho lasciato un attimo. Un attimo. Quando si valuta la comunicazione c'è tantissimo peso anche nel non verbale. E quando io ho citato prima Roberto Benigni sul fatto della musica o del Carion, è perché ci sono delle situazioni nella nostra vita personale che a volte ci permettono di espandere come una farfalla
ciò che siamo diventati, dimenticando il bruco che è stato prima, ma volendo comunque progredire nella evoluzione, nella comunicazione. Il nostro sicuramente non è un intento informativo di proselitismo, ma è avere l'onore di avere una condivisione intellettuale consapevole, formata, che lasci anche meno paura sulla tanta ignoranza di tante famiglie. Al di là dei ragazzi che vedranno sicuramente attraverso i social questa intervista. Uno, per non sentirsi soli. Due, per avere la voglia di chiedere, di avere il diritto di poter chiedere e avendo la gentilezza anche della risposta. E per questo noi siamo grati. Io parlo ora per tutti i ragazzi che ho sentito in questi giorni, da cui ho raccolto delle domande, e io oggi mi sono portata come portavoce di un popolo di ragazzi, e quindi per questa progettualità io intanto ringrazio del tempo che abbiamo condiviso in qualità e della possibilità di poterci meditare sopra, potendoci rivedere anche in futuro. Quindi grazie di essere qui con noi e grazie di questa possibilità. Grazie. Grazie a voi. Da Sussurla, la giornalista Valentina Di Puma vi dà il suo arrivederci e grazie a tutti. Grazie al senatore Sergio Romagnoli, grazie alla psicologa e psicoterapeuta Tamara Collo e grazie al cantautore David M. Grazie a tutti e abbiate una buona giornata. Grazie di nuovo, ragazzi. Grazie veramente. Grazie.